Buongiorno, oggi è 6 gennaio 2014, siamo sul campo sportivo del Robur di Saronno, Monsignor Ugo Ronchi, dell'Associazione Monsignor Ugo Ronchi, l'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia, la sezione di Saronno, ha organizzato con i suoi atleti la nona edizione della manifestazione, chiamiamola così, della Befana su Saronno, come l'abbiamo sempre chiamata. Questa manifestazione è fatta per chiudere queste feste in una maniera, diciamo così, paracadutistica, quindi lanciando questi paracadutisti vestiti da Befane, che poi atterreranno e daranno i dolci a tutti i bambini che sono qui presenti. Finita questa consegna dei dolci ai bimbi, ci recheremo invece all'ospedale, alla pediatria, al reparto pediatria dell'ospedale che è qui vicino. E il motivo del fatto che noi ci avviolanciamo proprio in questa zona è proprio perché è in mezzo fra l'ospedale, e quindi i bambini possono vedere dalle finestre anche loro i lanci, e dietro di noi c'è la casa di cura della Focris, quindi agli anziani. E appunto, come dicevo prima, ci recheremo sia dai bimbi che stanno in ospedale, poverini, meno fortunati di quelli che sono qui, sia dai nostri anziani, per salutarli e dare anche loro dei dolci. Questo lo facciamo in collaborazione innanzitutto, come ho detto prima, con la Centro Sportivo Monsignor Ugo Ronchi, che ci ospita sempre benevolmente, ci dà l'utilizzo del campo da pallone, e del Comune di Saronno, l'amministrazione, che ringraziamo anche loro per tutto l'apporto che ci dà, dal consigliere manifesti alle autorizzazioni e a tutto quello che serve. Quindi questa è la nostra manifestazione e vi ringraziamo di essere qui. Buona giornata. Ciao, sono Luigi, sono la nona edizione della Befana di Saronno. Quest'anno non avrò i miei vecchi compagni, ma avrò dei compagni nuovi in questa avventura, che sono Rossi Stefano, Costantino Messina, il terzo è D'Angelo Alessandro e il quarto è Bruno Maurizio. Il quinto è il nostro veterano, Luigi Bruni. E il quinto sono io. Ciao Costantino. Eccoci qua. Ci siamo, avete visto le Befane che sono già sedute sul... Sì, sì, adesso abbiamo qui l'assessore, la dottoressa Calcaterra del comune di Saronno, Cavaterra, mi scusa, e che ci saluta e che viene qui appunto in rappresentanza del comune di Saronno, che ha sempre patrocinato questa manifestazione e dandoci sempre tutto l'appoggio possibile e indispensabile, che ci serve sempre per queste cose. Adesso volevo portarla a salutare le Befane prima che decollavano, però magari vi fa un saluto.
Sì, un brevissimo saluto, innanzitutto buon anno a tutti, buona Befana a tutti e buona Epifania. Oggi è l'ultimo giorno delle feste natalizie, però con questa giornata e questa manifestazione abbiamo ancora l'occasione di godere un po' di queste meritate ferie e meritato riposo. Sono contenta della presenza di tanti bambini che vedranno tra poco scendere dal cielo le Befane e spero che siano contenti, e ringrazio tantissimo il gruppo dei paracadutisti per questa manifestazione che ogni anno rende questa giornata speciale qua a Saronno. Grazie a tutti voi. Grazie alla dottoressa, facciamogli un applauso che se lo merita. Thank you.
Befana, la Befana, poi mi faccio io un paio di bravo, no, poi volano forte, ecco la forza del paracadute giallo e nero, portate la gomma, opla, via, anche lui, anche lei la Befana, vai, faccia atterraggio, un applauso, andiamo alla quarta, ecco la prima, guardate come arriva veloce, 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 eccola, e sopra l'ultima, sopra proprio la nostra testa, adesso passo sui capelli, adesso fa l'ultima curva, guarda come arriva, eccole qua! E tutte le Befane sono arrivate. Queste Befane Monelle che hanno fatto questi lanci qua con questi atterraggi un po' veloci. Ciao.